E allora, amici di Terre, Sapori e Vini, abbiamo lasciato Fabio Zenato al Vinitaly di quest'anno, il padiglione della Regione Lombardia, con le sue bottiglie di ottimi vini di un territorio che noi abbiamo raggiunto, perché percorrendo meno di 30 km siamo arrivati a Peschiera del Garda e sono con una bella signora che si chiama Giulia Rusenenti. Ho detto bene? Perfetto. Oh, siamo alla trattoria, questo lo dica lei però? Lizzarola. Peschiera del Garda. È la zona, la località. Ho capito. E questa trattoria è nata quando? Nel 1929 come fiaschetteria. Che bello. Successivamente è stata sempre della mia famiglia e si facevano panini, pane col salame come trattoria, merende dalle 7 della mattina fino alle 2 di notte. E dopo per circa 30 anni è stato in affitto aziendale. Uh-huh. E dal 2012 siamo subentrati io con mio marito Christian Gralati e il nostro chef Andrea Bonetti. Che bravissimo! Perché abbiamo raggiunto questo locale e questa signora? Perché proprio il Lugana, le bottiglie di Lugana di Fabio sono qui sul tavolo in abbinamento a due piatti tipici del locale che sono straordinari perché sono piatti realizzati chiaramente con gli ingredienti di lago e del territorio. Partiamo magari con quel bel tortello nero che mi piace. È un tortellone nero di seppia. Mm-hmm. Con un ripieno di gamberi di fiume. Bene. Germoglio di porro. Mm-hmm. Su un letto di pesto al basilico. Ecco, l'unico componente chiaramente non di lago è il nero di seppia. Yeah. Però poi abbiamo, ripeto, la zona. E qui invece c'è un carosello, un'esplosione di colore e di sapori proprio con tutti i pesci qua. Sì, trota salmonata cruda. Bella. Lucio con la polenta. Uh-huh. Abbiamo un persico in tempura. È stato fritto praticamente. Sì, brava. Una sarda in saor. Sarda di lago, fritta e dopo passata con la cipolla. E poi dopo abbiamo anguilla affumicata. L'anguilla affumicata. Perciò, come dicevo, un vero e proprio carosello di sapori del lago di Garda. Peschiera del Garda, mi raccomando, quando passate qua in zona venite a trovare Giulia e Christian. E abbiamo i vini di Fabio, in Lugana. Sì. Lugana Mandolara, con l'abbinamento appunto della nostra degustazione. Con l'antipasto, sì. Con l'antipasto, e dopo invece con il primo abbiamo scelto una riserva sempre Mandolara. Certo, sempre un Lugana, chiaramente. Lugana, riserva. Vino del territorio e anche l'olio di Fabio Zenato. Assolutamente. Abbiamo completato il nostro carosello, così abbiamo abbracciato i vini all'interno del Vinitaly, perché è momento di Vinitaly, ma soprattutto anche all'esterno, in abbinamento con i piatti del territorio. Giulia, è stata bravissima, noi la ringraziamo. Grazie a voi. Grazie.